Mr. Bean è uno dei personaggi più amati e divertenti di tutto il mondo, interpretato da Rowan Atkinson. Ovviamente Mr. Bean è un nome inventato, lo sapete, vero? Perché se devo essere sincero, fino a qualche anno fa io pensavo davvero che si chiamasse Mr. Bean l'attore e che esistesse davvero. Tutto questo grazie alla bravura di questo attore che, a detta da molti critici, è fuori dal comune. Riesce a rendere le situazioni ordinarie di tutti i giorni uno spasso, usando specialmente il linguaggio del corpo. Ma che ci crediate o meno, è completamente un'altra persona nella realtà Rowan Atkinson. Nonostante in tanti cerchino di trovare qualche scoop interessante, rimane ancora oggi abbastanza misterioso. Oggi andremo a vedere almeno quel poco che si conosce che ancora in pochi sanno sulla vita di Mr. Bean nella realtà. È vero, è molto simpatico, divertente, a volte la sua stupidità è contagiosa, ma nella realtà non è per niente stupido, anzi forse è più intelligente di tanta altra gente. Sapevate per esempio che ha una laurea in ingegneria elettrotecnica? Non l'ha presa in un'università qualunque, ma ad Oxford. Per chi non lo sapesse, è una delle università più prestigiose e difficili di tutto il Regno Unito. Per di più era in classe con Tony Blair, il vecchio primo ministro dell'Inghilterra fino al 2007. Insomma, non ci provate nemmeno a fare una gara di quiz con lui. Continuando un po' con la sua vita, era così riservato che nemmeno i suoi amici più stretti sapevano che sua moglie era incinta. Pure agli eventi dove dovrebbe rispondere alle domande dei paparazzi, tiene sempre a freno la lingua su ciò che deve dire. Questo ovviamente è un'arma a doppio taglio, perché dico così, beh, di solito sono proprio le star più riservate a finire spesso vittime di pettegolezzi più o meno indesiderati. Come quando c'è stata la notizia della sua morte, ma non era davvero morto ovviamente. Era una vera e propria truffa architettata da alcuni hacker. Nel 2017 si poteva aprire un link che rimandava un video con la sua fine, ma in realtà il video mostrava delle immagini a caso e permetteva a un virus di entrare nel computer del visitatore. Lui è proprio il soggetto preferito di questi criminali che approfittano della segretezza della sua vita per inventarsene di ogni genere. Già nel 2016 era circolata la voce che fosse morto negli Stati Uniti in seguito a un incidente stradale, conseguenza della sua nota passione per le fuoriserie. Il pover'uomo si è dovuto ufficialmente dare per vivo sui vari social network perché ha capito spesso di essere più famoso del previsto. Perfino la sua famiglia e i suoi amici hanno inviato le condoglianze a sua moglie più di una volta. Lasciando un attimo da parte tutte queste brutte cose, parliamo invece di quanto fosse ricco e di quanta invidia adesso proveremo tutti noi semplici umani. La sua collezione di auto non aveva niente da invidiare a quella dei più famosi. Non è che guidasse davvero quella 500 verde, eh? Infatti, essendo un appassionato di auto sportive e di lusso, ne aveva di ogni genere. Comprendeva pezzi pregiati come una Honda NSX, una Jaguar MK7, un Aston Martin DB2, una Ford Falcon Vintage, una BMW 328 del 1939, oppure una Rolls-Royce Phantom Coupé. E ciliegina sulla torta una rarissima McLaren F1 acquistata nel 97 a più di $640,000. Ma più di una volta ha avuto degli incidenti in auto, no, non intendo quelli delle fake news, ma incidenti meno gravi come nel 2011, dove è andato a schiantarsi dritto contro un albero proprio con questa McLaren rarissima. Ha riportato delle fratture a una spalla che comunque gli sono costati molti mesi di fermo, anche se erano cose abbastanza lievi. Di recente ha deciso anche di comprare una bella Bugatti Veyron comunque. Spesso le tiene in garage perché sembra che con l'età sia diventato più superstizioso e controllato. Quindi ha cominciato a guidare anche delle auto di bassa categoria, come una bella Skoda Superb da soli 18.000 sterline. Prima di dedicarsi alla vita da sedentario, ha partecipato pure a qualche corsa, come la Renault Clio Cup del 2001. Ha avuto una vita abbastanza spericolata, dai. Infatti, dal guidare una macchinina verde piccola e lenta al guidare bestie come Ferrari o McLaren ce ne vuole davvero tanto, eh. Proprio quest'ultima alla fine ha avuto una storia a lieto fine. È stata riparata per ben €1 milioni, considerata una delle riparazioni più costose al mondo, e poi venduta all'asta per €8 milioni, che con il cambio di oggi sono quasi €12.200.000. Ma non è la sua grande passione per le macchine sportive e la sua voglia di correre sempre più in fretta ad aver portato la moglie a lasciarlo dopo ben 24 anni di matrimonio. Esatto, ha anche divorziato il nostro simpatico Mr. Bean, che nella televisione è un single pasticcione con un orso di pezza come miglior amico. La storia tra Atkinson e la moglie Sunetra Sastri nasceva a metà degli anni 80, quando lei lavorava alla BBC come truccatrice per la serie comica Blackadder, in cui l'attore recitava. Si sono sposati nel 1990 e hanno avuto due figli, Benjamin, 22 anni, e Lily, 20. Tanti pensavano sarebbe stata la storia infinita, un film d'amore nella realtà come pochi, invece no, tutta la procedura di divorzio è cominciata per via di Sunetra,
a quanto pare. Era tutto dovuto all'infedeltà del marito che per 18 mesi, a inizio 2013, ha frequentato un'attrice più giovane di lui, con metà dei suoi anni, Louise Ford, che aveva recitato pure con lui. Louise addirittura ha mollato il suo ormai ex ragazzo James Acaster, comico britannico. Quest'ultimo poverino è venuto a sapere del tradimento dai giornali. Immaginate cosa vuol dire scoprire di essere stati traditi per un uomo più vecchio di 28 anni su un giornale. Beh, anche più soldi dopo tutto aveva Mr. Bean, quindi dai, aveva più carte da giocare. Comunque sia, nel 2015 si sono fidanzati per sposarsi e a 62 anni nel 2017 aspettava il terzo figlio, il nostro Mr. Bean di quartiere. L'attore ha deciso così di prendersi una pausa per dedicarsi a questa nuova famiglia, perché arrivati a una certa età diventa difficile occuparsi di un bambino e fare l'attore in giro per il mondo. Comunque sia, non andrà di sicuro in bancarotta, perché si stima il suo patrimonio valga più di 80 milioni di euro. Poi con la vendita di gadget e giocattoli vari, che ancora oggi vanno bene sia tra giovani che grandi, è a posto per tutta la vita. Mr. Bean è un personaggio che lui ormai aveva smesso di interpretare nel 2011, perché lo riteneva un po' troppo infantile per essere recitato pure a 50 anni, visto che richiedeva molta recitazione fisica. Si è così dedicato a ruoli un po' più di parola, possiamo dire, come per esempio il personaggio di Johnny English. Per chi non lo sapesse, è una parodia del film James Bond, che con il primo film aveva sbancato il botteghino americano in tutto il mondo. Ma Mr. Bean è Mr. Bean e perfino i nobili come la regina Elisabetta hanno apprezzato questo personaggio, così tanto da far diventare un nobile anche Rowan Atkinson, che ha ora gli stessi diritti e privilegi di questi ultimi. Per esempio, ora è costretto a venire a ogni celebrazione della famiglia reale, anche le più piccole e stupide. Nonostante avesse detto di aver smesso con il ruolo di Mr. Bean, più volte si è visto riprenderlo per piccole pubblicità, come per la famosa cioccolata Snickers, o per apparizioni come ospite speciale in alcuni show. Ad oggi sta ripensando all'immaturità del suo personaggio e su ciò che aveva detto nel 2011, e non gli dispiacerebbe affatto tornare di nuovo a fare un film con questo personaggio, appunto. Che dire, forse non sparirà mai e sta solo aspettando di spolverare Teddy per nuove incredibili avventure, oppure un'altra idea secondo lui sarebbe creare altri episodi del cartone animato, che è stato un successo pure quello. Doppiato da lui e dai suoi versi, più che altro, e trasmesso in 200 paesi nel mondo. Allora, che ne dite? Voi avete mai visto Mr. Bean? Cosa pensate di lui? Io sin da piccolo rimanevo attaccato allo schermo della TV per guardarlo. E devo dire che erano davvero dei bei pomeriggi. Fatemi sapere nei commenti e mettete un bel mi piace se il video vi è piaciuto e condividetelo. Alla prossima, gente!